New York City, Times Square Station. Un litigio. Un coreano gettato sui binari. Arriva il treno. Secondi preziosi. Scatti di un fotografo. Nessuno interviene. Prima pagina. Quest'uomo sta per morire. Spacciato. Sono 7 i vice capitani nel catechismo. Io continuo a dire, manca uno! Sai, lussuria, superbia, orgoglio. Manca. Ci vuole un ottavo, l'indifferenza. Nel 2011. In Maghreb il popolo si rivolta in cerca di democrazia e libertà. È la primavera araba. Ben Ali fugge all'estero. Mubarak viene arrestato. Gheddafi ordina il massacro dei rivoltosi. Centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra si ammassano alla frontiera fra Libia e Tunisia. È emergenza umanitaria. In Libia c'è la guerra, non c'è sicurezza. Lampedusa è a 60 gradi, in quella direzione. È la mia possibilità. Bussola a 60 gradi e parto. Abbiamo dei popoli crocifissi, immense popolazioni crocifisse. Abbiamo una terra, la terra crocifissa, calpestata. Rifugiato politico, persona espulsa o fuggita dal proprio paese a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali che trova ospitalità in un paese straniero. Hanno colpito me e uno dei miei amici in un furgone e hanno detto che ero caduto in casa. Non riceviamo cibo a casa, carne, niente. La scorsa settimana un ragazzo è stato male. Le persone nella casa sono troppe. Non possiamo vivere in 64 dentro 5 stanze. L'operatore mi chiamava schiavo, frocio, animale, lavoratore. Perché mi tratti così? Gli ho chiesto. Lui ha risposto, perché non sei importante. Dimmi che escludi. Ti dirò chi sei, l'ho raccolta a Roma per strada. Questa frase. Se escludi vuol dire che non fai parte, ti escludi dall'umanità, no? Ecco l'indifferenza, ecco l'oppressione. La nostra indagine sul Decalogo porta inevitabilmente al comandamento che Gesù indica come il principale, l'altra faccia dell'amore verso Dio e la sua attuazione pratica. Ama il prossimo tuo come te stesso. In ebraico suona così. Ve ahafta le ereacha kamocha. E amerai per il prossimo tuo come te stesso. La regola aurea che riassume e completa i comandamenti del Vecchio Testamento mette tutti d'accordo. Nessuno osa negare la valenza universale. E allora perché questo nostro mondo non assomiglia di più ad un giardino fiorito, ad un paradiso terrestre? Questo è un comandamento dell'Antico Testamento, ripreso da Gesù, ma certamente sembra quasi una cosa impossibile. Innanzitutto comandare di amare. L'amore nel comandamento ha un timbro assai più esigente di quanto non risuoni nella nostra usuale accezione più o meno sentimentale. Amore è capacità di donare e di perdonare. E donarsi e perdonare significa far vuoto in sé, significa la capacità di superare e di oltrepassare ogni amore di sé. L'amore è un sentimento che ci lega, è una relazione intensa nella quale noi siamo disposti a dare la nostra presenza e a dare qualcosa di nostro. Per cui dovremmo essere più attenti quando si parla di amore, perché davvero la cosa forse che rende l'uomo unico all'interno di tutta la vita che c'è sulla terra. È un amore che costa, perché altrimenti l'amore diventa semplicemente l'emozione. Non basta l'emozione per far vivere né un amore né una storia né far vivere l'altro. Bisogna davvero riuscire ad amare l'altro accrescendolo, facendo crescere, aiutando la sua soggettività, diventi uno che è un soggetto nel mondo. Nel 1975 un giovane bergamasco di nome Pietro Gamba si reca come obiettore di coscienza in Bolivia. La realtà drammatica dei campesinos che si trova davanti segnerà per sempre la sua vita, tanto da spingerlo a stabilirsi a Shalviri, un pugno di case di fango totalmente isolate a 3.800 metri d'altezza.
Presto si rende conto che gli mancano gli strumenti e conoscenze tecniche per aiutare realmente i locali. Così prende una decisione radicale. Torna in Italia, si iscrive a medicina e consegue la laurea col massimo dei voti. Nel giugno del 1985 vola nuovamente in Bolivia. Ad Ansaldo, assieme ad un gruppo di amici e grazie alla solidarietà di tanti, aprirà l'Hospital Clinica, unica struttura medica in un'area di 1000 km², in cui vivono 30.000 persone, prima del tutto abbandonate a loro stesse. E amore è una parola abusata, è una parola anche che qualche volta sembra perdere completamente il suo significato, anche perché sotto la parola amore noi mettiamo dei sentimenti che in realtà sono molto diversi e pochi si accorgono di questo. Perché sotto la parola amore bisognerebbe vedere innanzitutto la pluralità. C'è un amore che io penso, il primo che noi scopriamo è l'amore parentale, l'amore dei genitori per il figlio, i figli per i genitori, che è un amore del tutto particolare. Nasce un figlio, voli in paradiso con tutte le tue aspettative, la gioia, eccetera, e dopo 2 anni e mezzo, di colpo, ad Andrea è successo a 2 anni e mezzo, ti trovi che nel giro di 15 giorni questo tuo figlio comincia a non dormire di notte, a urlare, a avere la febbre, non riesci più a gestirlo, non capisci più cosa sta succedendo, e dopo un po' non c'è più, non lo trovi più, cioè cambia completamente, non ti guarda più negli occhi, guarda per aria, fa gesti strani. A noi buttava tutte le cose dentro, c'era un fiume che passava vicino a casa, buttava tutto lì, il mio portafoglio, le scarpe da calcio, le magliette, le borse, tutto giù. Siamo andati a Siena per una diagnosi, ci avevano detto qual era la cosa, no? Autismo, una parola strana per definire uno spettro vastissimo di sintomi e forme. Sia più chiaro, sta parlando troppo difficile. Raymond ha un problema di comunicazione e di apprendimento, non riesce neanche ad esprimersi bene e probabilmente nemmeno a comprendere le proprie emozioni in modo normale. E io sono rientrato, ho fatto i 300 chilometri che mi ricorderò per tutta la vita, perché abbiamo sfasciato poi quella macchina, l'ho presa a calci, a pugni, ho sparato la musica a tutto volume, ho cercato di sfogarmi in tutti i modi, ho fatto 300 km da solo che sono stati proprio lo sfogo, hai capito, buttare tutto fuori. È stato un processo molto lungo, di anni, però la base c'è, che devi decidere di non piangere e scavare la buca, ma sulle maniche e via. La vita ti ha presentato questo cioccolatino, bene, partiamo da questo e cerchiamo di fare quello che di meglio si può fare. Nella nostra cultura noi pensiamo che l'amore sia qualcosa di spontaneo. Questo è vero nell'amore parentale, dove ci sono legami di sangue. Questo è vero nella storia tra un uomo e la donna, dove c'è l'innamoramento. Si risponde a dei sentimenti, a delle emozioni, a un impulso, a una pulsione peraltro. L'amore ti comanda determinati comportamenti, donare, perdonare, eccetera. Vittorio Gallese è un neuroscienziato che dopo tanti anni in America decide di tornare in Italia e di lavorare presso l'Università degli Studi di Parma. Con il suo team scopre l'esistenza dei neuroni specchio, cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l'esecuzione di movimenti finalizzati, sia osservando simili movimenti eseguiti da altri individui. Tale scoperta pone una base fisiologica all'empatia e fa vincere al nostro gruppo di scienziati il Grawmeyer Award. Ma di cosa si tratta? La specie umana è dotata di una sofisticatissima modalità di interazione sociale. Trascorriamo i primi anni della nostra vita ad imparare come interagire con gli altri, affinando le nostre competenze sociali attraverso meccanismi imitativi. Ed è qui che entrano in gioco i neuroni specchio. Osservare un'azione ci porta ad attivare lo stesso circuito nervoso che ne controlla l'esecuzione, ciò che rende possibile la comprensione delle azioni altrui. Lo studio del sistema Mirror ci porterà negli anni a capire meglio aspetti cruciali della natura umana, come linguaggio, empatia, economia ed etica, creatività artistica ed estetica. L'amore proprio verso il prossimo è di altro tipo e può essere comandato nel senso che indica tu fatti vicino a un altro, chiunque esso sia. Un giovane poliziotto porge un paio di caldi stivali ad un senza tetto in una gelida notte newyorkese. Un passante lo fotografa. Lo scatto fa il giro del mondo, destando consensi, ammirazione e migliaia di click. La gente, Larry De Primo, come un buon samaritano, si è preso cura del prossimo bisognoso. E abbi per lui l'attenzione che tu hai per te stesso. Tu cerca di volere per lui ciò che desideri per te stesso.
ama l'altro con tutte le forze, con tutti i sentimenti, con tutto l'impegno con cui tu riesci ad amare te stesso. Ma cosa accade quando alla base della vita non c'è l'amore come valore portante, bensì l'odio, un fondamentalismo razzista e anti-islamico spinto alle estreme conseguenze, fino al punto di non ritorno? Il 22 luglio 2011 Oslo trema. Un solo uomo scatena l'inferno. È Anders Behring Breivik, direttore di Breivik Geofarm, un'azienda agricola biologica che probabilmente gli ha dato accesso alle sostanze chimiche fertilizzanti usate per fabbricare i suoi ordigni esplosivi. In poche ore Breivik compie una carneficina. Muoiono 77 persone tra l'esplosione di Oslo e la sparatoria sull'isola di Utøya, sede di un congresso dei laburisti. Un massacro pianificato per anni, che l'uomo definirà in tribunale atto atroce ma necessario per fermare il multiculturalismo in atto. 32 anni legato ad ambienti dell'estrema destra e con forti sentimenti anti-islamici, nel 2009 scrive un volume di 1500 pagine dal titolo 2083, Dichiarazione di Indipendenza Europea, in cui invocava il terrorismo come metodo di risveglio delle masse per fermare i danni del partito laburista, artefice, secondo lui, di una decostruzione della cultura norvegese causata dall'immigrazione in massa dei musulmani. Dichiarato sano di mente e condannato a 21 anni di carcere, Anders Breivik si augurava di passare alla storia come il più grande mostro nazista dopo la Seconda Guerra Mondiale. E molto probabilmente ci è riuscito. Noi abbiamo una paura della morte dentro di noi, sorda, da quando nasciamo in poi, che ci vuole far vivere senza gli altri e contro gli altri. Ha mai visto due gemellini attaccati alle mammelle della madre, che pugni si danno l'un l'altro per allontanare l'altro della mammella? La paura della morte, se noi non sappiamo assumerla, ci rende gli uni contro gli altri nemici, in concorrenza di vita. Vogliamo vivere anche contro gli altri, purché il mio io viva. È un amore di noi stessi feroce che abbiamo. Fascette ai polsi e nastro da pacchi per tappargli la bocca. In questo modo sono stati rimpatriati due immigrati tunisini scortati da forze dell'ordine in borghese sul volo Alitalia da Roma a Tunisi, in un'umida mattina di aprile. A darne testimonianza è il filmmaker Francesco Sperandeo attraverso il suo profilo Facebook. Sempre dal suo profilo ha aggiunto: «La cosa più grave è stata che tutto è accaduto nella totale indifferenza dei passeggeri». L'amore nel Nuovo Testamento implica uno svuotamento dal sé, dalle proprie caverne egoiche, come dice certa psicanalisi. Quindi bisogna ascoltarne l'estrema esigenza, la fondamentale istanza assolutamente paradossale rispetto al nostro concetto, al nostro modo corrente di intendere amore. E torniamo alla storia di Franco Antonello, dove lo abbiamo lasciato davanti al mistero dell'autismo. Franco prende il coraggio a quattro mani e decide di ballare, di seguire il ritmo imprevedibile che la vita gli sta dando, di anticiparlo e tentare di cambiarlo questo ritmo, per regalare a suo figlio Andrea e a tutte le famiglie toccate dall'autismo una speranza, un sogno. Il Vangelo dice che se qualcuno ti costringe a fare un chilometro con lui, tu fanne due. Ecco, forse il fatto che noi ne abbiamo fatti 22.000 di chilometri assieme è anche questo un modo di applicare questa lezione che Gesù ci ha dato. Siamo partiti da Miami e siamo arrivati fino a Arraial da Ajuda, in Brasile, percorrendo 22.000 chilometri, tre mesi di viaggio, sempre imprevedibili e sempre meravigliosi. Con questi ragazzi in teoria non si dovrebbe fare le cose improvvisate, dovrebbero avere una vita tutta regolare, prevedibile, ed è vero che è così. Però è anche vero che dell'autismo non si sa ancora nulla. Se nessuno mi sa dire come devo fare, prendo il mio cuore e faccio quello che mi dice lui. Il viaggio è nato così. Ama il prossimo tuo come te stesso è la direzione indicata dal comandamento di Gesù. È la meta e insieme il viaggio, e come tutti i viaggi anche questo ha avuto un inizio.
papà e Andrea hanno fatto un viaggio interiore, prima di farne uno, diciamo così, esteriore, e un cammino insieme di preparazione per affrontare il viaggio e di conoscenza l'uno dell'altro. Prossimo vuol dire letteralmente nel nostro linguaggio, in tanti altri linguaggi, anche in altri idiomi, colui che ti sta vicino. I miei vicini sono innanzitutto la famiglia, poi quelli che incontro, poi il mio clan, e in questa maniera ci sarebbero delle aree concentriche che a un certo punto rischiano di fermarsi o di trovare una gerarchia tra di loro. Dario Pallotta è abruzzese, è un giocatore di rugby e in partita è abituato a lottare per portare la palla oltre la linea e fare meta insieme al gruppo. Il 6 aprile 2009 all'Aquila la terra trema, le case vanno in frantumi, l'odore forte di gas, i calcinacci dappertutto, la polvere che non lascia respirare. La fuga è ardua, una corsa a ostacoli, una lotta contro il tempo. Eppure Dario non segue l'istinto che lo spingerebbe a fuggire, ma torna indietro, buttandosi tra le macerie. La meta, questa volta, ha i volti e i corpi di due anziani, marito e moglie, feriti. Il prossimo è colui che, a cui tu ti approssimi. Tu ti fai vicino e costui è quello a cui ti fai vicino, non è affatto detto che sia il tuo parente, il tuo affine, il tuo consanguineo, il tuo simile. Dario ha pensato solo a prenderli e correre, come un cieco generoso. Poi una volta fuori si è rituffato dentro, oltre la tromba delle scale crollata, per portare in salvo anche la bombola d'ossigeno della donna malata. Per questo gesto Dario Pallotta ha ricevuto la medaglia di bronzo al merito civile. L'amore è donazione, l'amore passa attraverso la conoscenza, quindi la comunicazione. Ama il prossimo tuo. Ascoltare, comunicare, capirsi per poter costruire ponti, avvicinare mondi distanti, far uscire da solitudini. Per Franco Antonello non è stato facile capire Andrea. Con Andrea la comunicazione è il problema principale. La difficoltà che questi ragazzini incontrano è proprio nell'organizzare e nell'elaborare, diciamo così, gli stimoli che recepiscono dall'interno. Però la difficoltà grande è proprio quella di dare l'output, perché un pensiero c'è. È costruito con molta difficoltà, ma il pensiero c'è. Io dopo 15 anni riesco quasi a dialogare con lui, ma è un dialogo di 200-300 parole, delle cose che ci ripetiamo. Non è credibile quando lui verbalmente dice qualcosa. Noi con Andrea abbiamo trovato un sistema. Si chiama comunicazione facilitata ed è un sistema dove all'inizio i ragazzi vengono aiutati da un operatore, vengono proprio presi per la mano e accompagnati col dito a usare il computer. Vogliono vedere come tu scrivi il computer, Andrea. Sì. Guardami qua, solo una frase con la Chiara, la facciamo bene e abbiamo finito. Sì. Ci stai o no? No. E allora niente da mangiare. Chimico computer bene. Ah, ok. Quindi all'inizio sembra, e molte persone criticano questo sistema perché è l'operatore praticamente che sembra scriva le cose al computer. Stiamo qui per commentare il comandamento di Gesù. Sì. Ama il prossimo tuo. Dedu. Come Dedu. Te. E Dedu. Te stesso. Te stesso. Che è il comandamento più bello. Per me sì. Allora, se ci fai il tuo commento, dopo andiamo fuori e abbiamo finito, dai. La comunicazione facilitata è molto fragile come tecnica. È anche vero, nel momento in cui si arriva a un determinato livello di autonomia, quale Andrea, la persona non ci può essere un influenzamento, d'accordo? Allora, Andrea, guardami qua. Ti lascio qua un momento con la Chiara. Sì. Anzi, sto qua anch'io qua vicino. Vicino. Devi? Scrivere della Chiara. Bene, anche un saluto, una frase, quello che vuoi, una piccola frase, sì. Guardami qua. Sì. Dopo andiamo fuori, ecco andiamo a mangiare la baita. Al lago. Al lago, tiriamo i sassi. Sì. Su. Lago. E facciamo una giornata di... Cota. Di Late. Relache. L'affiancamento dell'operatore è passato dal braccio al gomito, alla spalla, ed ora Andrea scrive senza nessun aiuto, con un dito appoggiato proprio sulla schiena, in completa autonomia. E quindi io che prima non ci credevo, sono costretto a credere che quello che scrive è quello che è dentro di lui. È normale che alcuni genitori disapprovino questo sistema perché non è applicabile al loro ragazzo, ma io cosa devo dire?
ci arrivano dei messaggi da Andrea che sono incredibili. Fa i compiti di italiano con questo sistema, dà le risposte a qualsiasi cosa gli chiedi. Dice: devo imparare da voi terrestri, difficile il vostro mondo. Noi siamo frutto di un amore grande. Io con amore invito l'altro a donarsi. Non costa nulla. Per un genitore che si spende in ogni modo per il figlio autistico, ci sono figli che arrivano a togliere la vita ai propri genitori. Come è avvenuto a Goito, nel Mantovano, dove una donna di 42 anni ha soffocato il padre e la madre nel sonno, sembrerebbe per gelosia. La donna arrestata ha covato un sentimento ostile nei confronti dei genitori, colpevoli di preferire a lei la sorella disabile. Il prossimo è il tu. L'io e il tu sono le due dimensioni della relazione. Che il tuo sia individuale, che il tu sia collettivo, che il tu sia il divino. È singolare nella lingua ebraica che tu si dica ata, alef, prima lettera dell'alfabeto, che già in sé contiene l'energia del nome divino, perché il grafema alef è composto di tre lettere ebraiche, la vav e due yod. La somma del loro valore numerico fa 26, che è l'energia del tetragramma. Allora, quindi, il tu contiene tutta l'energia divina, che compie il suo arco prendendo l'universalità, perché la Taf è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. È come quando Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega. Ecco, il prossimo è la domanda giustamente che è stata fatta anche a Gesù: chi è il mio prossimo? Però Gesù giustamente mostra che questa domanda non ha molto senso. Gesù infatti a chi gli ha chiesto chi è il mio prossimo, lui pone un'altra domanda, non gli risponde, gli dice: chi si è fatto prossimo dell'altro? 160 minuti di terrore, spari, rabbia, grida strazianti e lacrime. L'incubo è iniziato alle 12.30 in punto, quando il cuore di Sam Modu, 40 anni, ha smesso di battere. E quando Gianluca Casseri, pistoiese di 50 anni, militante di estrema destra, ha iniziato una carneficina gettando Firenze nel panico. Ha impugnato la 347 Magnum e ha ammazzato Sam. Pochi istanti dopo la stessa fine è toccata al connazionale Diop Mor, 54 anni. La voce di un assassino dei senegalesi in cerca di altre vittime raggiunge ogni angolo della città. La paura per la strage razzista contagia tutti e la tensione sale alle stelle. Casseri si dilegua. Riappare davanti ad un mercato, esplode altri colpi contro i senegalesi, ferendone due. La polizia lo intercetta e lo bracca in un parcheggio. Sentendosi in trappola, Casseri si spara un colpo in gola, ponendo fine ad una giornata difficile da dimenticare, ma anche da ricordare. Grande maestro è innanzitutto il malato. Un secondo grande maestro è il malato di mente. Quando noi abbiamo a che fare con un malato che dobbiamo curare, o con un malato di mente ancora di più, stare vicino a una di queste persone che a volte diventano anche capricciose esternamente, a volte irascibili, a volte prepotenti, e trattarle bene e capire che non rispondono sempre a una loro scelta, ma a del male che li ha sfigurati, a del dolore che li ha disumanizzati. Tutto questo è accettare che siano nostri maestri. Da figlio a maestro, Andrea Antonello, nella sua fragilità, ha insegnato al papà Franco come prendersi cura di lui, come amarlo in modo creativo, sempre nuovo. Andrea con me non respira, non lo mollo un secondo, è sempre sotto pressione, nel senso che gli sto sempre cercando di far fare qualcosa di nuovo. E lui migliora, certo che migliora. Andrea torna a casa da scuola da solo. Sono i suoi 10 minuti di libertà. Questi ragazzi difficilmente possono essere lasciati soli. Il suo equilibrio è fragile, precario. Vuol dire che è un uomo praticamente indifeso. Chiunque potrebbe approfittarne. Ah, i pericoli sono sempre in agguato per Raymond. Le sue abitudini, i suoi rituali rappresentano l'unica protezione che ha. I suoi rituali, questa sì che è bella. Intendo il modo in cui agisce. Dorme, mangia, usa la stanza da bagno, cammina, parla, ogni cosa. Qualsiasi interruzione delle sue abitudini è spaventosa. Mi sa che c'è papà che t'aspetta, E quando arriva c'è un viso, c'è una faccia, c'è un sorriso che come fai? Cioè, li gode, li gusta, sono suoi, capito? Però devo firmare 1000 carte da bollo con tutte le istituzioni. Devo prendermi il rischio di questa cosa. Ma me lo prendo. Come andiamo? Bene. Tutto a posto? Vieni qua, oh. C'hai il numero? 1.
E abbiamo paura di cosa? Di niente. Andrea, come altri casi, io li seguo da 8, 9, 10, 11 anni ed ecco che ci accorgiamo che un percorso insieme è stato fatto. Se questi ragazzi li alleniamo, li teniamo attivi, possono fare dei miglioramenti e inserirsi un po' nella vita sociale. Tutto a posto? Sì. Vuoi che andiamo a mangiare? Sì. O vuoi che andiamo a spasso? Mangiare. Mangiare cosa? Una patatuta. Mi dai una mi hai dato un bacio? Sì. Dov'è? Altri casi, altri ragazzi come Andrea, né più né meno, sono sedati, prendono i psicofarmaci, vengono calmati perché non c'è altro modo di controllarli e piano piano succede che c'è un'involuzione, che c'è una caduta e che questi ragazzi fanno una vita veramente che non va bene. Chi vuoi salutare? Tutti. Tutti chi? Quelli. E cosa gli vuoi dire? Tanti auguri. La parabola del Samaritano ci fa capire che il Samaritano si avvicina, si fa prossimo a uno che gli è straniero anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista religioso, cioè è l'altro. Il prossimo, paradossalmente, nel linguaggio neotestamentario, nella parola di Gesù, il prossimo è l'altro, non colui che ti è affine. Naturalmente affine o naturalmente simile. Alla fin fine posso dire lo straniero non mi è prossimo, è così diverso, è così distante per cultura, religione, per modi di vivere. No, invece appunto Gesù dice tu rendi vicino l'altro, qualunque sia, chiunque sia. E una volta che l'hai reso vicino nel faccia a faccia, tutti ti accorgerai che c'è un uomo come te e lì inizia una storia che va oltre le emozioni e i sentimenti. Non devono essersene accorti gli 8 ragazzini di Monterotondo, paese della provincia di Roma, che davanti ad un bar della affollatissima piazza centrale hanno picchiato e umiliato una donna tunisina che viveva in Italia da 20 anni. Il paese era lì, affollava la piazza e non ha reagito di fronte all'aggressione volgare e violenta di questi ragazzi che volevano toglierle il velo e che non si sono fermati neanche davanti al nipotino della donna che piangeva disperato e terrorizzato. Nel prossimo chi c'è? C'è il nemico? Nel prossimo c'è chi mi ha fatto del male? C'è il mio persecutore, c'è il calunniatore, c'è l'estraneo. Ecco, Gesù quindi dice no, tu devi mai porti il problema. Quando vedi un altro uomo, prima ancora di chiederti è povero, è un disgraziato, è ferito, è un uomo. È morto in ospedale Daniel Zamudio, un 24enne cileno picchiato selvaggiamente da un gruppo di neonazisti a Santiago perché gay. Daniel, dichiaratamente omosessuale, è stato in coma cerebrale per 25 giorni prima di morire. Il ragazzo era stato torturato per ore dai 4 neonazisti, tutti giovani tra i 19 e i 24 anni, che ora si trovano in carcere nella capitale cilena. Secondo le foto diffuse dai familiari, Zamudio era stato colpito violentemente alla testa, il suo corpo portava i segni di bruciature di sigarette e la pelle era stata marchiata con svastiche. La dialettica dell'integrazione tra le diversità a volte sembra impossibile, come nel caso di Daniel. Altre volte invece nasce spontanea come una storia d'amore e fiorisce fino al matrimonio. Una giornata speciale per il comune di Santo Stefano di Cadore. 3 giovani cadorine hanno unito le loro vite a quelle di 3 profughi africani davanti al sindaco Alessandra Buzzo, madre della terza sposa Chiara. Quel 13 maggio di un anno fa ha cambiato la nostra vita e anche la mia, ha detto il sindaco Buzzo alle 3 coppie. L'ha cambiata sicuramente in meglio. Siete stati coraggiosi, dovete continuare ad esserlo. Non sarà facile, ci saranno difficoltà e pregiudizi, ma sono sicura che l'amore e il rispetto vinceranno su tutto. La sala consiliare e il cortile del municipio si sono animati di tanti volti di pelle scura, amici degli sposi. Molti erano con loro un anno fa nella traversata del Mediterraneo. Poca la gente del paese che resta diviso su questa accoglienza. Gesù dice non resistete al malvagio. Pregate per chi vi odia, fate del bene a quelli che vi fanno del male. È una forma davvero di non violenza, ma direi nella sua radicalità estrema. Val di Susa gli arriva a meno di un palmo dal naso e lo insulta, con violenza e sfrontatezza. Che pecorella sei? Non c'hai un numero o un nome? Niente? Sei un illegale? A dividere il manifestante Notav dal carabiniere statuario nella divisa antisommossa è il guardrail di metallo dell'autostrada di Chianocco. Ehi, pecorella, sei venuto a sparare. Per quello che guadagni non ne vale la pena.
Le parole arrivano come uno sputo sulla visiera dell'uomo in divisa e va elogiata la calma del giovane militare ripetutamente provocato. Pecorella, ascolta, io pago anche per te. Vi siete divertiti, eh? Silenzio. Fatti riconoscere. Io non so chi sei, parla. Noi ci divertiamo un sacco a guardare voi stronzi. Ancora silenzio. È difficile trattenere il fiato lasciandosi scorrere addosso la lunga sequela di invettive. Il giovane militare ci riesce e gli va detto pubblicamente grazie per non aver fatto precipitare una situazione incandescente in un nuovo incidente, in uno scontro. Nel Nuovo Testamento c'è la parola più alta di Gesù, è non opporti al male, il male è il tuo nemico, e ancora di più ama il tuo nemico. Quindi è evidente che il concetto di prossimità implica quello, ogni forma di alterità, anche l'estrema, anche l'inimicizia. Devo dire, diffido sempre quando ci sono persone che proclamano magari davanti ai mass media con troppa facilità che amano il nemico o perdonano chi gli ha fatto del male. È un cammino lento, lungo, psicologico, affettivo, etico, che noi dobbiamo fare dentro noi stessi prima di arrivare a perdonare un altro. Non possiamo semplicemente proclamarlo, costa troppo poco. Paola Favaretti è malata di leucemia, vive in Australia. La sua famiglia originaria è tutta in Italia, a Padova. La sorella di Paola non vuole sottoporsi all'intervento di midollo osseo che le salverebbe la vita. Per cercare di convincerla si sono mossi familiari e amici, ma la donna è irremovibile perché ritiene che questo trapianto per lei potrebbe essere pericoloso. Un coro di sdegno si solleva dalla comunità padovana nei confronti di quello che viene visto come un mostruoso atto di egoismo. Cioè, vogliamo vivere senza l'altro e contro l'altro. Diventati più vecchi, questa molla c'è in noi, ci porta a far sì che vogliamo essere più ricchi. Perché? Perché se siamo più ricchi ci difendiamo meglio, possiamo avere cure straordinarie, possiamo fare una vita meno agiata, meno toccata dalla morte. È così. La paura della morte, se noi non sappiamo assumerla, ci rende gli uni contro gli altri nemici, in concorrenza di vita. Vogliamo vivere anche contro gli altri, purché il mio io viva. È un amore di noi stessi feroce che abbiamo. E questo è un po' quel che succede negli uomini, qualche volta in me succede nei popoli. Paola Favaretti dice di non provare rancore. La mia famiglia sono mia figlia e mio marito. Cerco di dar loro forza. Meglio che sia toccato a me che a loro. Il resto della famiglia mi è solidale. Tutto questo deve avere un senso. Ogni appello è stato inutile. Paola si è spenta in una fredda vigilia di Natale. Non opporti al male, ha detto. Nietzsche diceva che questa era la parola più alta del Vangelo. Me antistena di toponerò. Non opporti al male. Cosa significa? Significa che tu devi diventare simile al male? No. Significa... Forse significa che tu devi non opporti al male col male, non devi combattere il male con le armi con cui il male combatte te. Quante volte io ho fatto questa esperienza di persone che arrivano anche a confessare piangendo: io non so amare. Arrivano a confessare: io non ho mai amato me stesso. Io devo amare me stesso. Devo tenere alla mia vita, devo avere una valutazione positiva di me stesso. Altrimenti verso gli altri ho un rapporto di schiavitù, o sono sempre schiacciato, o non arrivo alla soggettività relazionale per cui l'altro diventa un partner di amore. Non si è risparmiata Simonetta Severi, perugina di 54 anni. Dopo aver salvato il figlio nel 2003 da una forma di leucemia aggressiva donandogli il midollo osseo, oggi gli ridona speranza donandogli un rene. Alle Molinette di Torino, dove è stata operata, c'è chi l'ha già ribattezzata Madre Coraggio. Ma Simonetta, provata dall'intervento, sorride e dice semplicemente che è una cosa spontanea che qualunque madre farebbe. Il doppio intervento è durato 8 ore ed è stato condotto in due sale operatorie vicine. Vivere con un rene solo? Le hanno domandato. E Mamma Coraggio ha risposto: i medici mi hanno detto che dovrò avere qualche cautela in più, dire che finalmente mi riposerò un po'. Nello stesso Vangelo c'è scritto che tu devi addirittura odiare te stesso. Ti si dice anche odia te stesso, e si usa proprio il termine odiare, misei. Cosa significa? Significa che tu, per amare il prossimo, devi, come dicevamo, svuotarti di ogni tua filopsichia. Perdonare, devi svuotarti di ogni egoismo, di ogni amore per te.
cerca di amare l'altro come tu sai amare la tua vita, perché intanto se non sai amare la tua vita non saprai neanche amare di più un altro. Il vero amore per te stesso lo mostri quando sei capace di essere uno che dona, uno che perdona, quindi ti svuoti di ogni tua filopsichia, quindi ami il tuo prossimo così come ami te stesso, e ami te stesso nella misura in cui ti mostri capace di non custodire gelosamente te stesso, ma al punto di essere quel soggetto che dona e perdona. Giuseppe Girolamo era il batterista della band Didi Smith a bordo della Costa Concordia. Il musicista pugliese è morto quando aveva finalmente coronato il suo sogno, suonare a bordo di una nave da crociera. E la Concordia era davvero un sogno, con i suoi interni brillanti, con opere d'arte di pregio, passeggeri sorridenti. Un vero paradiso che è durato solamente 39 giorni prima di trasformarsi nell'inferno e nella sua bara. Giuseppe avrebbe potuto salvarsi dal naufragio e invece quella notte, durante quelle drammatiche ore in cui tutti i passeggeri hanno cercato di mettersi in salvo, pur non sapendo nuotare, è rimasto a bordo della nave che affondava, cedendo il suo posto nella scialuppa ad un bambino, che oggi è a casa sano e salvo con i suoi genitori. Giuseppe ha sacrificato in pochi istanti la sua vita per un bambino che neanche conosceva. Per amare, sacrificarsi, dare qualcosa oppure tutto di se stessi ad un altro, c'è una condizione necessaria e indispensabile: amarsi. Ho cercato di far sapere al mondo che c'ero. Mi sono rotta un polso prendendo a pugni il muro del bagno per un'ora e mezza. Un'altra volta mi sono scalfita la rotula del ginocchio a colpi di padella. A 12 anni ho cominciato a ferirmi. Ricordo la prima volta durante una lezione di matematica. Mi graffiavo per noia. Incidevo delle lettere sulle mani. Sangue ne perdevo poco. Ci sono persone che non riescono ad amare se stesse, perché mai nessuno li ha guardati in faccia. Nessuno si è mai innamorato di loro. Nessuno ha mai prestato troppa attenzione. Queste sono persone che hanno queste ferite e non amano se stesse. E noi poi pretendiamo che siano capaci di amare gli altri. Ma per amare gli altri bisogna sapere che si può amare noi stessi come soggetto, che non siamo disprezzabili, che possiamo essere soggetto di amore. Isabelle Carreau, 28 anni, modella e attrice francese. Ha perso la sua lotta contro l'anoressia nella quale era imprigionata da quando aveva 12 anni. La sua notorietà è legata alla campagna shock firmata da Oliviero Toscani, in cui la ex modella posava nuda in quello che rimaneva del suo corpo. Purtroppo non ho un bel ricordo di Isabelle, ha detto il fotografo, che era una ragazza molto malata, prima nella testa che nel corpo, perché aveva una mente da anoressica. Come tutte le persone che soffrono di questo disturbo, era anoressica nel cervello. Gli scatti di Toscani erano gigantografie di un corpo devastato, i piedi e le mani grandi su un corpo fatto solo di ossa, la pelle chiazzata dalla psoriasi. I cartelloni 3 metri per 6 amplificavano ogni particolare. La campagna ha diviso l'opinione pubblica, ma ha centrato l'obiettivo di alzare l'attenzione su una malattia che in Italia riguarda 2 milioni di persone. Soprattutto è venuta a mancare quella che io chiamo la cultura della presenza. Una volta i ragazzi riuscivano ad affrontare meglio le difficoltà nella vita, perché comunque sentivano, attenzione, non dico neanche un amore esplicitato, ma sentivano la presenza, la garanzia, ad esempio, dei loro genitori. Oggi manca la presenza dei genitori sui ragazzi. I genitori fanno tanti regali ai figli, li precedono nei desideri, ma non danno loro stessi, non danno la presenza. E i figli sono profagili e quando trovano un'ostilità, un compagno che li disprezza, a quel punto lì si sentono smarriti. Quindi si arriva poi a queste forme di negazione di sé, dall'anoressia, ahimè alcune volte al suicidio. Dobbiamo interrogarci noi, la mia generazione deve interrogarsi se ha aiutato queste persone a venire al mondo nel vero senso del termine, che non è espellere un bambino dal seno materno. Venire al mondo ci vogliono dei decenni
e far venire al mondo bisogna accompagnarlo con la presenza. Ed Huben, 42 anni, una compagna, una bella casa nella ridente cittadina di Maastricht in Olanda. Svolge una professione particolare, fa l'inseminatore naturale, cioè non dona il seme, ma mette incinta in maniera naturale le donne che lo richiedono. Ed ha un proprio sito internet dove le donne che desiderano essere fecondate lo contattano e concordano con lui la prestazione. Prestazione, tra l'altro, che prevede il solo rimborso spese del viaggio e del vitto e alloggio. Ma se non lo fa per denaro, per cosa lo fa? Perché Dio in fondo noi lo ritroviamo dentro di noi e oltre di noi, ma è quello che ci dà la possibilità di amare anche l'altro al di là, direi, di quello che può essere il nostro programma. Ed Huben, che ha iniziato questa carriera a 29 anni, spiega che è stato spinto dalla voglia di dare la vita e la realtà di una famiglia a chi non se la poteva permettere. In questa maniera Ed ha già 82 figli sparsi per il mondo, di ogni figlio conosce il nome e se le madri accettano lui spedisce anche regali per il giorno del compleanno. La cosa incredibile è che la sua compagna, conosciuta proprio durante uno di questi incontri, nonostante tutti gli sforzi di Ed, non è ancora rimasta incinta. Scherzi del destino. Il prossimo sono io. Perché ti vedo in te e tu lo vedi in me? Secondo me è questo il grande mistero. I due grandi comandamenti sono: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, eccetera, eccetera, e ama il prossimo. Quindi è chiaro che il prossimo per eccellenza è Dio, colui a cui tu ti approssimi sempre e che non sarai mai, senza mai identificarti con Lui, senza mai poterti identificare con Lui, senza mai poterlo assimilare e sussumere in te, è il tuo prossimo, cioè colui a cui tu ti approssimi, ti fai prossimo incessantemente. San Giovanni arriva a dire: se uno dice di amare Dio che non ha mai visto e non sa amare gli uomini che vede, è un bugiardo. Lo dice il Nuovo Testamento. Dopo di quello non abbiamo bisogno più di mettere in concorrenza amore di Dio e amore degli uomini. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ho voluto interpretare questa indicazione che mi sta accompagnando comunque nella vita, trasformandola in questa fondazione che si chiama I Bambini delle Fate. Io ho messo la mia esperienza, la mia conoscenza del mondo dell'imprenditoria al servizio di questi ragazzi, creando un meccanismo dove praticamente in giornali prestigiosi come Sole 24 Ore scriviamo per filo e per segno ogni mese quanti soldi abbiamo raccolto, dove sono impiegati, quali sono i progetti che realizziamo. Accettiamo solo chi si affianca a noi con dei piccoli contributi mensili, però costanti nel tempo. E questi ragazzi stanno facendo nuoto, piscina, teatro, non hanno un minuto libero, mentre prima non riuscivano a fare tutte quante queste cose. Amare un bisognoso può venire spontaneo, ma il comandamento di Gesù indica una via ancora più alta, ancora più vertiginosa: non resistere al nemico. Devi svuotarlo dall'interno il male. Se lo accogli, come dire, se non gli resisti con le stesse armi con cui il male ti attacca, finirà con lo svuotarsi, finirà con l'esaurirsi, per usare un'immagine nicciana, come i grandi fiumi che portano ogni immondezzaio, alla fine finiscono nell'oceano e lì si depurano. La prego di permettermi di morire al posto di uno di quei condannati. Sei impazzito? No, la prego. Lei chi è? Un prete cattolico. Al posto di chi vuole andare? Al posto di quello là. Perché? Io sono vecchio e solo. Lui invece è giovane, ha famiglia. Molto bene. Vai. Così il francescano Massimiliano Kolbe, immatricolato ad Auschwitz con il numero 16670, prese il posto di un padre di famiglia destinato al bunker della fame nell'infernale campo di concentramento. A volte noi dobbiamo nella vita accettare anche delle sottomissioni per poter salvare qualcosa. Poi venne la morte, il 14 agosto 1941, con una iniezione di acido fenico. L'ufficiale medico che lo ha ucciso, anni dopo, confesserà le parole che il futuro San Massimiliano Kolbe gli aveva rivolto. Lei non ha capito nulla della vita. L'odio non serve a niente, solo l'amore crea. Non opporsi al male. Esaurisci il male, lasciando che il male, appunto, si esaurisca colpendoti e non schiaffeggi chi ti schiaffeggia, perché allora la catena del male, della vendetta, risulterebbe mai spezzabile. Vuol dire che io all'altro do la possibilità davvero di essere
uno che fa il bene, glielo ricordo non resistendo a lui. Sono convinto che lui può fare questo e per questo io gli do l'altra guancia, per questo io lo perdono, per questo io arrivo a fare come Gesù. La dinamica del dono e del perdono è infinita, non ha un termine, perché non è lo scambio tra equivalenti, per cui io ti do quello che tu mi dai e calcoliamo lo scambio, calcoliamo i beni che ci scambiamo. Il concetto del perdono è per sua natura infinito, cioè non esula da ogni dinamica, da ogni logica e da ogni calcolo di scambio. Gesù era esigentissimo sulla giustizia sociale. Se tu vedi un altro che non ha un mantello e tu ce l'hai, taglialo metà e daglielo. All'interno del cristianesimo i padri della Chiesa dicevano che se uno ha dei beni non è ricco, se gli altri non ce l'hanno, è un ladro. Per un cristiano che un altro muoia di fame e che io invece non solo stia bene ma abbia l'abbondanza, questo è delittuoso, è vergognoso umanamente, non si dà. Quando poi si sente che ci sono delle liquidazioni di milioni di euro, quando si sente i compensi, cioè questo è qualcosa che grida vendetta al cospetto di Dio per noi cristiani. Il calcio come mezzo per aiutare i senza tetto ed emarginati sociali. Questa è l'idea degli organizzatori di uno degli eventi sportivi più singolari al mondo, la Homeless World Cup. L'evento sportivo ideato nel 2003 da Mel Young, uno degli imprenditori impegnati nel sociale tra i più conosciuti al mondo, ha coinvolto nelle sue varie edizioni più di 100.000 clochard provenienti da 48 paesi del mondo. Accanto all'evento ha luogo una conferenza internazionale di 3 giorni con lo scopo di aiutare i partecipanti a trovare soluzioni concrete ai propri problemi. Obiettivo che può considerarsi in larga parte raggiunto, dato che il 70% dei giocatori coinvolti nel mondiale ha ritrovato la famiglia, ricominciato a vivere dignitosamente, chiuso con le proprie dipendenze. All'inizio del secolo scorso, Friedrich Nietzsche aveva preannunciato la morte di Dio. Ed è vero. Però poi a noi è giunta la morte del prossimo. Cioè, proprio direi che una visione cristiana, noi non siamo più capaci di rendere reale il prossimo, di rendere un altro prossimo. E soprattutto in questa cultura mediatica, noi il prossimo, sì, lo possiamo addirittura ascoltare in tempo reale, si dice. Possiamo sapere notizie su di lui, ma poi non lo avviciniamo, non diamo la nostra presenza. Basta un messaggino, diamo 5 euro. Allora, noi riusciamo a fare la carità oggi senza avere uno il prossimo vicino. Facciamo la carità al somalo che muore di carestia e quello del piano vicino del nostro condominio sappiamo neanche che c'è. Eppure noi all'altro abbiamo mandato 5 euro con un messaggino telefonico ogni volta che la TV ci ha chiesto in una trasmissione di aiutare qualcuno con il numero sovraimpresso da fare. Ma questo è terribile perché significa che noi in realtà di nuovo diamo qualcosa ma non nulla di noi stessi. Nulla di noi stessi. Ed è la morte del prossimo. Il prossimo non c'è più. Questo è triste perché manca la relazione, manca il riconoscimento dell'altro, ce la disfiamo con 3 euro, 5 euro, ma è come quelli che passano e fanno l'elemosina e che gettano un euro o ogni volta che trovano un povero e si sono mai fermati una volta a dire: ma tu chi sei? Ma perché sei finito qui a mendicare? Cosa ti è successo? Guardare in faccia. Perché queste persone si attendono anche questo da noi. Questo è l'amore del prossimo. Decidendo di far prossimo l'altro, fare anche un po' di bene a un altro senza renderlo vicino non è male, ma certamente non umanizza. Ci sono le persone, sì, che vogliono sapere chi sei. Sì. Tu sei? Adena. Andrea? E sei un? Attito pittore. Dillo bene. Attito pittore. Un artista? E un pittore. E un pittore. E fra poco facciamo anche una? Mota. Una mostra di? Pittori. Di pittore. Di quadri. Quadri. Io vedo che stanno meglio
quei ragazzi con disabilità che vivono nei villaggi degli Indios in Sud America. Perché lì è tutta la comunità che si prende carico di questi ragazzi. Mangiano una volta di qua, una volta di là, sono figli di tutta la tribù, dormono dallo zio, dal nonno, cioè fanno parte della comunità, mentre qui nel nostro progresso, nel nostro sempre guardare avanti, nel nostro non guardare niente per andare sempre in una direzione, lasciamo indietro questi ragazzi, li lasciamo morire, li lasciamo vivere una vita che non va bene così. Possiamo chiederci che cosa ne è di una società in cui il termine, il senso del dono è totalmente perduto, in cui tutto avviene secondo una logica di scambio tra equivalenti, cioè di merce. E una società di questo genere può reggersi? No, diventa una forma di convivenza, di comunità tra contraenti, tra soggetti di un contratto. Tante soluzioni non possono arrivare protestando verso l'alto, ma sono, ce le abbiamo in mano noi. Se ogni persona decidesse che 1 su 30, il 3% del proprio tempo, lo vuole dedicare agli altri, al prossimo, succederebbero delle cose miracolose. Cioè, ma veramente mi sembra cambierebbe proprio l'umanità, il modo di concepire l'altro. Quando mi dicono molti profeti di sventura che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, io dico non ci credo. E infatti andando in giro per il mondo, in Italia, altrove, quanti focolai ancora? Di chi apre la speranza, di chi si apre, è consapevole del male e grida forte, ma continuano a gridare che la speranza grida più forte, la speranza in un mondo migliore. Tutto a posto? Sì. Parliamo del futuro? Sì. Il futuro è? Miglioro. Ogni giorno? Di vita miglioro. Da ogni punto di vista? Miglioro. 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 Batti un. Gesù aveva capito che per la nostra vita ciò che davvero ci dà senso è l'amore. E quando uno è anziano non conta tanto ciò che lui ha fatto nella vita. Il bilancio lo fa se ha amato e se è stato amato. Gesù questo l'ha capito e quindi ha fatto del comandamento dell'amore l'ultimo e definitivo, dopo il quale non ce ne sono altri, perché da quello dipende la felicità, la beatitudine di noi uomini. No, pugno questo. Non voglio pugno questo. Io auguro a tutti quanti che trovino la forza di avere come amico un ragazzo che ha delle difficoltà serie, perché lo ripeterò all'infinito, insegnano cose che le religioni non riescono ad insegnare, lo insegnano praticamente e ci avvicinano a un modo di essere in questo mondo molto più umano, molto più giusto, più concreto. Se noi fossimo capaci di essere come Gesù, saremmo il regno qui e ora è certamente possibile, certamente pensabile se praticassimo la verità che dice Gesù. Vuoi salutare i ragazzi? I ragazzi belli. I ragazzi? Autiti. Autisti, li vuoi salutare? Autiti belli un po'. Cosa vuoi fare stasera? Vedere i fuochi. I fuochi dove? A Venezia. Perché andiamo? Sì.